Oggi ci troviamo a Gardolo presso l'azienda Ericsson, un'azienda che produce educazione, produce didattica e strumenti didattici. Quindi oggi parliamo di un'azienda che non è strettamente manifatturiera. È un'azienda che ha un forte collegamento con la ricerca scientifica, ancorché non si tratti di ricerca tecnologica in senso stretto, come abbiamo visto nei giorni passati. Didattica, educazione, inclusione sociale, psicologia, ecco, sono parole che caratterizzano l'attività di Ericsson. Parliamo oggi con il presidente Giorgio Dossi. Giorgio, cosa fa Ericsson? Beh, l'hai anticipato tu. Ericsson è un'impresa della conoscenza, ci piace considerarci un'impresa della conoscenza, che produce strumenti, metodologie, libri, ovviamente, sui temi che hai citato. Quindi il cuore, il fulcro è l'inclusione scolastica e sociale, soprattutto delle persone con disagio, con disabilità, con problemi di tipo sociale, con problemi relazionali, dipendenze e così via. E su queste tematiche ci rivolgiamo soprattutto ai professionisti che operano in questi settori. Il pilastro portante è il mondo della scuola, degli insegnanti. Il nostro obiettivo è quello di una scuola inclusiva e in questo ambito ci occupiamo appunto delle tematiche della disabilità, delle difficoltà di apprendimento, di tutti i temi legati alle didattiche innovative in particolare e così via. Come impresa della conoscenza diciamo che le nostre materie prime sono le conoscenze e le competenze dei nostri autori, dei nostri collaboratori, della nostra ricerca e sviluppo interna, e queste conoscenze le trasformiamo in prodotti e strumenti per diffondere sempre più questo tipo di approccio. Com'è cambiata negli anni l'attività? Da quando siete partiti, circa 35 anni fa, ora avete 100 dipendenti, più di 100 collaboratori. Com'è cambiata l'attività? Ma l'attività è molto cambiata. Se pensiamo ai primi anni, appunto 35 anni fa, Ericsson è stata fondata da Dario Janes e Fabio Folgereiter, due psicologi, allora giovani psicologi, che nel loro lavoro di ricerca e formazione hanno scoperto che c'erano davvero delle lacune enormi dal punto di vista delle conoscenze, delle metodologie riguardo all'inclusione sociale, soprattutto delle persone con disabilità. E quindi hanno cominciato a tradurre libri dal mondo anglosassone e a renderli disponibili al mondo a livello nazionale, al mondo della disabilità. Pian piano questo poi li ha portati a occuparsi sempre più di scuola, di lavoro sociale, è modificato il contesto normativo, legislativo, e questo ha portato appunto ad un'evoluzione di Ericsson, che è l'Ericsson attuale, che si occupa di didattiche, direi, a 360 gradi, quindi non più solo l'inclusione e l'assistenza, il sostegno alle persone con disabilità o difficoltà, ma abbiamo scoperto che appunto l'inclusione implica una metodologia didattica rivolta a tutta la classe, una classe che sappia appunto inglobare e coltivare le differenze e quindi anche le difficoltà. Accanto ai libri, inizialmente erano solo libri, poi nel corso degli anni Ericsson ha sempre avuto un occhio molto particolare verso le tecnologie, quindi i primi CD-ROM, le prime piattaforme didattiche, i primi strumenti, i giochi educativi e così via, quindi adesso l'attività è davvero distribuita su una serie di prodotti e servizi molto, molto vasta. Ecco, abbiamo citato prima la ricerca e sviluppo interna, abbiamo citato la ricerca scientifica, in particolare con l'Università di Trento e con altri centri di ricerca. In cosa consiste questa ricerca scientifica di cui vi abbeverate e che tipo di ricerca e sviluppo interna fate?
Ma diciamo, noi, i nostri due fondatori sono due docenti universitari. Fabio Folgereiter è docente all'Università Cattolica, Dario Janes alla Libera Università di Bolzano, e quindi vivono e respirano in questo mondo le nuove scoperte, le nuove piste di indagine e le nuove conoscenze che emergono nelle varie tematiche, quindi sia quella del lavoro sociale sia quella relativa invece all'educazione e alla didattica. E attraverso di loro e attraverso la ricerca e sviluppo l'obiettivo è quello di coltivare profonde relazioni con un po' tutte le università italiane, con docenti, promuovere anche dei dottorati di ricerca incrociati fra Ericsson e università, e questo ci mantiene al passo con le evoluzioni, che sono evoluzioni molto importanti negli ambiti dei quali ci occupiamo. Ecco, le professionalità, quali professionalità cercate nei giovani d'oggi? Anche qui le professionalità sono le più disparate. Andiamo da persone che abbiano grandi conoscenze tecnico-scientifiche, informatiche, diciamo, visto che ci muoviamo anche nel campo delle tecnologie, ma il cuore, insomma, è il mondo umanistico. Quindi abbiamo persone che arrivano un po' da tutte le università, da lettere, da psicologia, da scienze politiche, da, ecco, insomma, da tutte le varie competenze e professionalità che possono servire a una casa editrice così composita come siamo noi. Grazie Giorgio. Grazie.